Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ledelfolin, compressa, granulato, polvere Pfizer SRL, ultimo aggiornamento. 14 aprile 2022. Cos'è Ledelfolin, compressa, granulato, polvere? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ledelfolin, compressa, granulato, polvere durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Ledelfolin, compressa, granulato, polvere? Ledelfolin, compressa, granulato, polvere è un farmaco a base del principio attivo calciolevofolinato pentaidrato, appartenente alla categoria degli antidoti e nello specifico sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Ledelfolin, compressa, granulato, polvere può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Ledelfolin 2,5 mg granulato per soluz. OS 20 bustine Ledelfolin 25 mg polv. Soluz. Endovinosa 1 flaconcino Ledelfolin 7,5 mg 10 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Italia SRL. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: calciolevofolinato pentaidrato. Gruppo terapeutico: antidoti. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Ledelfolin trova utilità come antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per combattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina, acido 4, aminopterol glutammico, ed amitotressato, acido 4, amino N10, metilpterol glutammico. Ledelfolin trova inoltre indicazione in tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione, insufficiente apporto dietetico di folati. Non esiste alcuna indicazione per un uso di Ledelfolin per l'anemia perniciosa o di altre anemie megaloblastiche conseguenti a carenza di vitamina B12, vedere paragrafo 4.4. Posologia. Posologia: Ledelfolin può essere somministrato per via orale, per via endovenosa o per infusione. In caso di somministrazione endovenosa, non devono essere iniettati più di 80 mg di calciolevofolinato per minuto a causa del contenuto in calcio della soluzione. Impiego del calciolevofolinato, Ledelfolin, nell'ambito di protocolli particolari di chemioterapia antiblastica con alti dosaggi di metotressato. In base alle più recenti acquisizioni, per migliorare l'indice terapeutico del metotressato, viene utilizzato Ledelfolin in un trattamento sequenziale antidotico, Ledelfolin Rescue. Adottando schemi terapeutici che prevedono l'utilizzazione di metotressato ad alti dosaggi e Ledelfolin, è possibile un miglior controllo delle forme tumorali, senza registrare, nel contempo, significativi incrementi di tossicità. Il protocollo terapeutico prevede l'impiego di Ledelfolin per via endovenosa nella prima fase corrispondente all'antidotismo per competizione, per via orale, compresse, nella seconda fase in cui entra in gioco prevalentemente la componente biochimico-metabolica. Al momento tuttavia non risultano definiti con certezza schemi posologici generali. Poiché il calciolevofolinato è un antagonista del metotressato, la loro concomitante somministrazione può essere attuata solo quando, nei singoli casi, si è proceduto alla definizione di uno specifico protocollo terapeutico. A tale scopo è raccomandabile consultare la più recente letteratura in materia. Antidoto in caso di sovradosaggio di metotressato. Ledelfolin non deve essere somministrato per via intratecale. Ledelfolin, calciolevofolinato, antidoto specifico del metotressato, consente di neutralizzare gli effetti tossici esercitati dall'antimetabolita sul sistema ematopoietico e sulle mucose dell'apparato digerente. Nel suo ruolo di antidoto, Ledelfolin viene impiegato a diverse posologie in funzione dell'effetto da ottenere. Nei casi di superdosaggio accidentale, per ottenere un effetto di competizione, si raccomanda Ledelfolin per infusione endovena, fino a 50 mg entro 12 ore. Per ottenere un effetto biochimico-metabolico si raccomanda Ledelfolin per via endovenosa, 5-6 mg ogni 6 ore per 4 dosi, o per via orale, 7,5 mg ogni 6 ore per 4 dosi. Nei casi di somministrazione accidentale, Ledelfolin deve essere somministrato in dosi pari o superiori a quelle del metotressato entro la prima ora. La somministrazione del Ledelfolin in tempi successivi risulta meno efficace. Nella terapia delle anemie da carenza di folati.
Il trattamento inizierà con la somministrazione di Lederfolin per via orale, 7,5 mg/die, continuando poi giornalmente con detta dose per 10-15 giorni. In caso di risposta favorevole la dose potrà essere dimezzata continuando fino a normalizzazione del quadro ematologico e alla scomparsa dei segni clinici. Controindicazioni per sensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Trattamento in concomitanza con ceftriaxone anche in caso di linee di infusione separate, vedere paragrafi 4, 5, 4, 8 e 6, 2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: il lederfolin non deve essere somministrato per via intratecale. Il calciolevofolinato deve essere usato in associazione con il metotrexate solo sotto la diretta supervisione di un medico esperto nell'uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione in caso di somministrazione congiunta ad antagonisti dell'acido folico, come cotrimoxazolo, pirimetamina e metotrexato, l'efficacia di questi ultimi può risultare sia ridotta che completamente neutralizzata. Il calciolevofolinato può diminuire, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere lederfolin, compressa, granulato, polvere insieme ad altri farmaci come Acticerol, Capecitabina Accord, Capecitabina Medac, compressa rivestita, Capecitabina Milan, Capecitabina Zentiva, Fluorouracile Acl, Fluorouracile Icma, Fluorouracile Teva, Tolerac, Xeloda, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere lederfolin, compressa, granulato, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere lederfolin, compressa, granulato, polvere durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza bassi dosaggi, 7,5 mg compresse, 2,5 mg granulato per soluzione orale, 2,5 mg granulato per soluzione orale, 1,5 mg/1 ml soluzione iniettabile, le anemie in gravidanza conseguenti all'aumentato fabbisogno di folati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non ci sono evidenze che il calciolevofolinato abbia un effetto sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati: i seguenti effetti indesiderati osservati e segnalati durante il trattamento con calciolevofolinato sono classificati in base alla frequenza come segue: molto comune e un decimo, comune e un centesimo, un decimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono state riferite sequele in pazienti che hanno assunto significativamente più calciolevofolinato rispetto al dosaggio raccomandato. Quantità eccessive di calciolevofolinato possono annullare gli effetti chemioterapici degli antagonisti dell'acido folico. In caso si dovesse verificare un sovradosaggio della combinazione di 5-fluorouracile e calciolevofolinato, devono essere seguite le istruzioni per il sovradosaggio per il 5-fluorouracile. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Sostanza disintossicante per trattamenti citostatici. Codice ATC. V03AV04. Il calciolevofolinato è il sale di calcio dell'acido 5-formiltetraidrofolico. È un metabolita attivo dell'acido folinico ed un coenzima, proprietà farmacocinetiche: usando levofolinato di calcio marcato C14 e H3 si sono avuti risultati corrispondenti a quelli ottenuti con il dosaggio microbiologico. Infatti la somministrazione orale di lederfolin, 7,5 mg, è seguita da un dati preclinici di sicurezza per ossa. La DL50 è superiore a 7000 mg/kg nel topo. Elenco degli eccipienti lederfolin 7,5 mg compresse. Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio amidoglicolato, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Lederfolin 2,5 mg granulato per soluzione orale. Saccarosio, aroma di fragola. Lederfolin 25 mg, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.